novembre alle ore 20:30 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone si affronteranno tre squadre, ma tutti famosi, c'è cantanti, ex calciatori, eppure sto poveraccio qui che vi sta parlando cercherà di entrare in campo e determinare il risultato definitivo che comunque lo darete voi, perché se interverrete in tanti e lo stadio sarà pieno, quello che ci proponiamo di fare, cioè di sostenere il CERS, sarà realizzato appieno. Vi ringrazio fin da adesso, venite a guardare chi sa giocare a pallone e anche le pippe. Grazie a tutti voi, signori. Per il derby del cuore, quello che porta in campo la solidarietà ad affrontarsi mercoledì 13 novembre ore 20:30 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone saranno la nazionale italiana cantanti guidata dal presidente Paolo Belli e la nazionale calcio TV capitanata da Paolo Bonolis. Fuori dagli schemi dei cori stonati e vuoti scende in campo a Frosinone il calcio più bello, quella alla sofferenza. Proviamo a dare una spintarella alla migliore qualità della vita attraverso l'associazione del CERS, Adotta un Angelo, è quello che si propone di fare questo evento sportivo. Continuare a sostenere quelle famiglie che grazie a questa ONLUS possono permettersi una vita leggermente migliore rispetto a quello che il destino gli ha confezionato. Questo è ciò che facciamo. La partita, spero sia una partita divertente, spero venga un sacco di gente, è un'occasione per divertirsi e far del bene con una botta sola, insomma, due piccioni con una fava. L'evento in sostegno del progetto Adotta un Angelo, sostenuto anche dall'Università Telematica San Raffaele, è organizzato dal Centro Ricerche Studi ONLUS, associazione di volontari che si occupa di assistenza domiciliare gratuita ai bimbi affetti da malattia cronica e ad alta intensità di cure, al fine di migliorare la qualità della vita non solo del piccolo, ma anche di tutta la famiglia, come ha spiegato il dottor Renato Berardinelli, pediatra e segretario nazionale dell'associazione. Professore, quanto è importante sostenere progetti come questo? Beh, è importante perché c'è una carenza istituzionale, purtroppo, che non riesce a garantire appieno le necessità delle famiglie che hanno in casa un bambino con malattia cronica. Prima si parlava proprio, io non l'ho voluto specificare, comunque se si va sul sito Adotta un Angelo, vedete quel minuto e mezzo di video, si capisce, le parole non servono più, si capisce al volo quello che è, le necessità che devono sopportare, il peso che devono sopportare le famiglie durante la giornata, tutti i giorni, tutti i mesi, tutti gli anni, finché il bambino campa, perché molte di queste patologie sono irreversibili per una qualità di vita normale, qui cerchiamo di dargli una qualità assistenziale di sostegno valida. Con quello Frusinate siamo al sesto capitolo del Memorial benefico Silvio Bonolis. Sarà la partita del secolo, ha ironizzato Paolo, la più divertente sicuramente, come hanno spiegato Jimmy Ghione della Nazionale Calcio TV e Paolo Belli della Nazionale Cantanti. Che ce ne fossero di partite come le nostre, perché veramente c'è da ridere, sorridere, poi anche il tifo, ma è un tifo genuino, insomma non bisogna mai prendersi troppo sul serio, ricordiamo per l'ennesima volta, è vero un grosso business in Italia come nel mondo il calcio, però è comunque sempre uno sport. Sì, il nostro derby è derby vero, perché poi siamo amici sul serio e cerchiamo sempre di aiutarci gli uni con gli altri per poi concretizzare ed aiutare sempre di più le persone che hanno bisogno, come in questo caso, però è derby vero, perché qui in campo per 90 minuti non ci... Cioè, anzi, devo essere sincero, per 90 minuti non ci riconoscevamo, adesso io e Paolo ci vediamo vicini, non correre, no, neanche tu, perché ormai cominciamo ad avere un'età. Appuntamento dunque mercoledì 13 novembre allo stadio Benito Stirpe di Frosinone e vinca il migliore, forse. Se la squadra deve vincere, la squadra più forte, vinciamo noi, è matematico. Se invece ci sono le truffe, a quel punto vinceranno i cantanti, ma insomma... Eccoci qua per un'altra spumeggiante puntata. Ci troviamo allo stadio Stirpe di Frosinone per assistere alla partita nazionale cantanti contro Nazionale Calcio TV. Tantissimi nomi a partire dal capitano
Paolo Bonolis, che ha voluto fortemente questa partita. Infatti questa partita è anche in memoria, proprio un memorial per il papà di Paolo Bonolis e Silvio Bonolis. Siamo giunti alla sesta edizione, tanti davvero saranno i nomi che si susseguiranno uno dopo l'altro in campo. Nazionale cantanti, allora partiamo: Riccardo Fogli, Rocco Hunt, Ermal Metal, che dire, ma tanti davvero, tanti. Per quanto riguarda invece la Nazionale Calcio TV, partiamo da Paolo Bonolis, Jimmy Ghione, Moreno Morello e davvero tanti altri. Non ve li posso svelare tutti, voi dovete vedere logicamente la puntata, perché credetemi, ne vale davvero la pena. È per una giusta causa e infatti è adotta un angelo per questa onlus, che vuole, ci tiene fortemente a dare assistenza a tutti i bambini malati di patologie molto molto gravi, piuttosto gravi, e logicamente alle loro famiglie. Quindi adottiamo tutti un angelo, perché fare del bene è bello, fa bene a chi lo riceve e fa bene a chi lo fa fare del bene. Quindi cari amici, la partita sta per iniziare, voi seguite la puntata come sempre e io intanto vado in campo e vado vicino ai nostri amici attori e cantanti. A dopo. Leva adesso gli occhiali. Grazie. Ufficiale della Nazionale Italiana Cantanti, Alfredo Tognetti, che sta cercando delle persone. Paolo, un attimo, solo 20. Lo scegliamo noi? Bocca al lupo ragazzi, bocca al lupo ancora signori, grazie che siete qua. Buona via, forza! Grazie Raffaele, ok, perfetto, grazie. Un altro grande personaggio vicino a me, Ciociaro Gianni Chedda. Ciao carissimo, ben trovato, ed è bello ritrovarsi qui per questa giusta causa. Sì, bello perché siamo nella mia terra, organizzazione perfetta. È vero, lo stadio è bello, la gente ha risposto come sempre per questi eventi. Pieno, sì, è molto bello giocare qua e chiaro, per questa causa fa sempre molto piacere essere presenti. Sì, adotta un angelo, che questa onlus, ricordiamolo a tutti i telespettatori, vuole dare assistenza a tutti i bambini, insomma a casa, assistenza ai bambini e alle famiglie di questi bambini. È importante, la solidarietà, certo. Fa parte di tutti noi italiani, l'Italia sì. Poi quando si tratta di far solidarietà si stringe sempre intorno alle persone che purtroppo hanno dei problemi, e quando sono questi eventi noi partecipiamo proprio per sensibilizzare questa cosa qui. Certo, il pubblico ha risposto bene, quindi non possiamo che essere davvero contenti di questa bellissima serata. Sì, complimenti al pubblico perché veramente hanno fatto una cosa eccezionale. Il grandissimo, che ha un po' di dolore al tendine, vero Neri? Mi dicevi?
Sì, no, pensavo di fare due minuti proprio, sai, per dire di esserci, perché avevo dato la mia disponibilità, mi piaceva esserci. Ne ho fatti un po' di più, quindi sono soddisfatto, nonostante appunto il dolore al tendine. Adesso mi dovrò un po' curare, perché non voglio mica smettere. No, succede anche ai campioni, a gente di 20 anni, figurati a me che ce n'ho 30. Certo, quindi, senti, allora, hai visto, guarda, un pubblico meraviglioso, ha risposto ancora una volta in una maniera meravigliosa, e per questa giusta causa, vogliamo ricordarla? Direi proprio di sì, sì. No, ma è sempre una sorpresa, sì, meravigliosa vedere che nonostante tante partite, certo, no, una dietro l'altra, e che ormai insomma da quando è nata la Nazionale Cantanti, certo, poi a seguire tutte le altre. Attenzione, sì, che c'è forse un gol. Vediamo. No, non c'è. Non c'è stato, vedi, in diretta proprio. Niente, stava solo davanti alla porta e ha passato lateralmente, vabbè. È bello vedere che appunto, bellissimo, nonostante 40 anni quasi di storia della Nazionale Italiana, vero, Cantanti, di tutte le altre squadre che poi si, sì, sono formate in seguito, la gente abbia ancora voglia di venire a vedere appunto queste partite, vedere, sì, divertirsi e soprattutto ovviamente dare il loro contributo solidale. Noi ovviamente, certo, ci divertiamo, per noi, certo, noi pagheremmo anche per fare questa cosa qua, figurati venire così a giocare in questi stadi. Questo tra l'altro molto molto bello, è bello, rinnovato, sì, e bello, quindi, bellissima atmosfera, davvero. Senti, tanto, però Alberto Angela che avrebbe fatto in questa circostanza? Oltre al tendine ci mettiamo il fiato, la scusa del fiato per non fare Alberto Angela. Ecco, no, allora, va bene. Che succede? Niente. Sembrava avessero segnato, ma ancora no. Neri, ti lascio andare. Grazie mille, sei sempre così disponibile. Davvero complimenti per tutto. Grazie. Alla doccia, Neri Marcore. Dal campo, stai andando a farti la doccia, Riccardo, tu non potevi mancare a questo avvenimento importante. Sì, no, non manchi mai. Non potevo stare a casa, abito qua vicino e volevo esserci, perché il fatto, vogliamo trovare tanti angeli, perché ci sono tanti bambini che ne hanno bisogno. È vero. Mi chiedo scusa, ma mi sono fatto male già in Palestina e oggi mi sembrava di star meglio, ma non è così. Non è così. Alla prossima. Ciao carissimo e ben trovato. Grazie a te, ben trovata. È uno scenario meraviglioso, sì, soprattutto un progetto bellissimo. Adotta un angelo. Adotta un angelo, un progetto bellissimo per i bambini che hanno bisogno di assistenza, sì, a, sì, casa. Pubblico fantastico, vero, questo, vero, stadio, grazie, credo che sia uno degli stadi più belli d'Italia. Bellissimo. Cosa volere di più? Cioè, pure oggi c'è stata pure una bella giornata dopo, sì, sì, un periodo di maltempo, vero, veramente una bella cosa. È vero, davvero bello, veramente. E qui si ritrovano sempre tanti amici, ci ritroviamo tutti. Bellissimo. Bellissima compagnia e bellissima serata, Pino, vero? Bellissima serata. Continuiamo così. E speriamo che continui così, la gente si diverte e soprattutto si fa del bene. Certo, quello soprattutto, mi raccomando, sempre del bene bisogna fare, perché fa bene a chi lo riceve e a chi lo fa. Vero, assolutamente, Pino? Assolutamente. Grazie. Ciao amici, a, grazie, dopo. Yeah.
Ma quando stai in queste serate si sta sempre bene, c'è un pubblico bellissimo, Frosinone ha risposto alla grande, sì, sì. È una serata fantastica, tanti artisti del mondo della musica, del mondo dello spettacolo, è una partita divertente, sì, perché sì. Sono anche bravi a giocare a pallone, io entrerò nel secondo tempo. Non vediamo l'ora di vederti. Non vedo l'ora anche io di scendere in campo, ma poi il risultato più bello è quello del progetto Adotta un Angelo, sì, perché si sostiene sì. Il CERS, Adotta un Angelo che va a curare a domicilio un sacco di bambini, sì. E quindi è bello poi divertirsi e fare del bene allo stesso tempo. Quindi non c'è cosa più bella veramente, lo stavamo dicendo prima anche con gli altri, fa sentire bene proprio, fare molto, del bene. Molto bene, fa sentire molto così, bene. Così, se pensiamo al grande nubifragio che c'è stato ieri a Venezia, salutiamo anche tutte le persone che stanno a Venezia. Assolutamente, insomma, sì. Ecco, questa serata ci sta un po' ripagando, diciamo, del tutto. Ci dona energia positiva, sì. Che oggi come oggi ce n'è sempre bisogno. È vero, vero, verissimo. Allora ti lascio andare perché tu devi entrare in campo a breve ti devi riscaldare, quindi non ti trattengo oltre. Grazie. Grazie sempre, grazie a te e buon lavoro e grazie a tutti voi. Ecco, vicino a me c'è lei, Valentina. Valentina Vernia. Stiamo scherzando, però gli assomigli tantissimo. Grazie, grazie. Senti, stai guardando questa partita bellissima. Sì, molto entusiasmante, con i calciatori anche sono abbastanza bravi, nonostante, vabbè, si cantano, però sono anche, se la cavano anche... Nel calcio. Certo. E dai, però è bello ritrovarsi qui per una giusta causa, per aiutare tanti bambini affetti da patologie piuttosto serie e aiutare anche le loro famiglie. Quindi è vero bello stare qui tutti insieme. Senti, buon proseguimento e ci vediamo qui intorno, eh? Ci sono le tue amiche lì, guarda che stanno impazzendo. Ciao carissima, buon proseguimento, a dopo. Non manchi mai e questa è una serata bellissima e abbiamo questa giusta causa questa sera, Adotta un Angelo. Assolutamente sì, è una causa giustissima, ma direi che tutte le cause della Nazionale Cantanti, per cui la Nazionale Cantanti esiste, per cui è nata, certo. Per cui va avanti, sono tutte belle, nobili e importanti. È vero. E poi il pubblico risponde sempre bene, benissimo direi. Guarda intorno, è davvero molto bello, siamo sì. molto, molto contenti di essere qui, sì. È uno stadio davvero molto bello, pubblico molto coinvolto e coinvolgente, insomma, bellissima serata. È vero, e ci fa stare tutti bene, vero? In armonia. Sì, e poi... Tra amici ci rincontriamo sempre, questa esatto. È una cosa anche bella. Esatto, esatto. Queste grandi manifestazioni. Allora Herman, ti ringrazio, sei stato grazie davvero magnifico come sempre. Grazie. E ancora complimenti per grazie tutto, mille. Per la tua bellissima voce, bellissime canzoni. Grazie. E davvero per grazie le emozioni davvero. Che ci regali in continuazione. Grazie, grazie davvero, grazie a voi e un saluto a tutti gli amici che ci guardano. Ciao. Ti posso amare, non mi chiede se sono normale. Scusami da solo breve, ma come te in giro non si vede. Ho preso una cotta pure con la crema solare. Ciao Briga, ben trovato e grande capitano della Nazionale Cantanti. Grazie. Il capitano è Enrico Ruggeri, poi c'è Paolo Belli e poi oggi sono stato molto felice di questa onorificenza che mi è stata conferita.
Non me l'aspettavo e sono veramente molto felice. Adesso voglio tornare a casa e trovare subito la prima foto con la faccia da capitano per metterla su Instagram. Ci credo. Bella soddisfazione per te, bella eredità, no? Quando non ci sono loro. Sicuramente è una cosa che non è una fascia che non indossano tutti e richiede grandi responsabilità. E io veramente sono stato la persona più felice del mondo quando sono stato designato capitano della squadra. Certo. Senti, questa sera è stata una gran bella partita e per una gran bella causa, giusta causa, Adotta un Angelo, lo vogliamo ricordare ai telespettatori di Bla Bla Bla? Assolutamente, oggi grazie all'organizzazione, all'idea di Paolo Bonolis, grazie alla Nazionale Cantanti, a tutte le persone che sono venute allo stadio, alla Nazionale Calcio TV, abbiamo potuto dare eco al progetto Adotta un Angelo, abbiamo potuto ricavare dei fondi che abbiamo destinato chiaramente a loro. Il progetto non si ferma qui, quindi comunque donate perché è una causa importantissima e ogni tanto fare qualcosa per gli altri mi potrebbe far sentire meglio. Certo, come no, fa bene, no, a chi lo fa e a chi lo riceve. Esatto. Quindi sono giuste cause e quindi bisogna essere vicino davvero alle persone. Me lo fai un saluto per le telecamere di Bla Bla Bla? Un saluto da Mattia Briga a tutti quanti gli ascoltatori di Bla Bla Bla. Bella partita, il pubblico ha risposto in maniera bellissima, stupenda veramente, grandi tutti quanti, sì. Sia gli amici cantanti, sia gli amici della TV, e sì. Quindi veramente, e poi per una bellissima causa. Sì, guarda, noi ci mettiamo quello che è il nostro, cioè sì. Veniamo qui a partecipare, ma quello che fanno questi eventi grandi il pubblico, l'affluenza di pubblico, sono loro che prendono le loro macchine oppure lasciano le loro case e vengono qua per uno scopo unico, che è quello di raccogliere fondi, di aiutare chi ne ha bisogno. Chi ne ha bisogno. E direi che è una delle cause più nobili e più belle. Sì. La Nazionale Cantanti sono anni che si occupa di solidarietà e davvero vi potete ritenere e ci possiamo ritenere davvero orgogliosi per tutto quello che è stato creato in questi anni. Sì, è un progetto che va avanti da tantissimi anni e spero che possa diventare sempre più parte integrante anche della cultura di noi italiani. Certo. E a vedere, bravo, insomma, bel messaggio questo. Sì, vai. E a giudicare dalla risposta che abbiamo ogni volta, sì, che scendiamo in campo, penso che questo traguardo, insomma, è sempre più vicino. Senti, abbiamo adottato tanti angeli questa sera? Io mi auguro proprio di sì. Anch'io me lo auguro. Beh, vedendo il pubblico che c'era, direi che è stato fatto un bellissimo lavoro e quindi siamo davvero tutti orgogliosi e grati a tutti quanti voi. L'importante è fare sempre il massimo e ricordatevi che si può dare di più. Certo, sempre si può dare di più. Allora, un saluto per le telecamere di Bla 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 e grazie veramente ancora. Ciao Bla Bla Bla. Ti ho visto che sei stato acclamato, le ragazze impazzivano, hanno cantato anche la tua canzone, hai fatto un selfie, un filmato. Sì, l'ho pubblicato anche su Instagram. Non è mancato nulla, sono veramente. Sono felice, anche perché qua manca un'ora e mezza e qua giochiamo in casa, quindi certo. Diciamo il pubblico è stato molto molto caloroso e sono molto molto felice. Certo, innanzitutto infatti. Sia per il calore che è stato dimostrato nei miei confronti, ma anche soprattutto per lo scopo benefico che abbiamo. Direi di sì, ricordiamolo questo scopo benefico. Assolutamente, la Nazionale Italiana Cantanti si attiva sempre per queste bellissime iniziative. Ciao Pa è un evento bellissimo che portiamo avanti da anni, mm-hmm, sia noi della NIC che, certo, insomma, il team di Bonolis, quindi siamo felici. E anche noi lo siamo davvero perché il pubblico ha risposto in maniera eccezionale, c'è stato davvero tanto calore sia da parte del pubblico sia voi in campo, e davvero ce l'avete trasmesso, siete stati davvero attivi, a un certo punto vi siete pure accaniti, no? Perché queste partite poi dopo uno gioca per solidarietà, così, sì, per divertirsi, però poi dopo... Sì, soprattutto contro questa squadra qua, diciamo che è come se fosse un vero e proprio derby. È vero, e quindi erano anche tre partite che loro non vincevano, quindi giustamente sono scesi in campo affiatati, anche noi l'eravamo, però certo. A un certo punto giustamente si contano le cose importanti, certo, cioè la competizione la lasciamo giustamente a chi fa questo mestiere, noi facciamo altro. E vi ringraziamo per l'altro che fate, che non è da poco, è molto molto importante per tutti quanti noi e per tutte le persone che soffrono. Allora, Adotta un Angelo, questa onlus è molto importante e come dicevamo prima anche con gli altri tuoi colleghi, ci fa piacere che stasera, insomma, con questo pubblico abbiamo potuto adottare tanti angeli, lo speriamo almeno questo. Assolutamente, assolutamente, speriamo sia solo l'inizio di un percorso che porti a far star bene le persone che stanno, diciamo, in difficoltà, che non hanno avuto la nostra stessa, certo, fortuna, e quindi noi che siamo
diciamo, fortunati nella vita, perché io mi ritengo un ragazzo fortunato, è giusto dare anche un po' di fortuna, un po' di speranza, un sorriso ai ragazzi. Noi facciamo, diciamo, il massimo, ecco. A volte anche una piccolezza può essere una cosa grande per gli altri, quindi non dobbiamo sottovalutare questo. È vero. Bellissimo messaggio, grazie ancora, sei davvero un gran... Dai, per noi, vai. Bla bla bla, vai. Il mio nuovo singolo che ti volevo dedicare con i Bundabash e J-Ax fa: ti volevo dedicare mille canzoni scritte, una chitarra da accordare. Dai, coro, no, coro, no, dai. In quelle notti fino a quando sale, sale il sole, dai. E perdi il colpo. Più forte, vai. Vai. È it. Stanco, Raimondo Todaro, non ce la faccio più. No, dai, non dire così. Sì, però l'importante è essere venuti per, certo, per una giusta causa, sempre un piacere, insomma. L'anno scorso era Tempoli, sì, quest'anno Frosinone. È stata una meraviglia pure quest'anno, quindi bello davvero, guarda, credo che la gente si sia divertita. Sì, bella, sì, partita. Sì. Hanno vinto loro. Vabbè, succede. E adesso vediamo se ci danno la cena. Vabbè, almeno quella, dai, ve la daranno, così ti rimetti in sesto e parti di nuovo, no? Esatto. A ballare. Senti, allora, una giusta causa, dicevamo poco fa con tutti anche i tuoi colleghi, adotta un angelo. Beh, direi che di angeli questa sera, no? Ne abbiamo adottati. Assolutamente sì, sono molto molto felice, diciamo che cerchiamo di far sentire la nostra presenza a queste famiglie che comunque, importante. Assolutamente sì, io... Sì. Da 6 anni sono papà, quindi capisco ancora meglio. Sei ancora più sensibile. Assolutamente sì, e quindi per noi è quasi un dovere, no? È un modo anche per ritrovarci, per stare insieme, però, certo, quando ti chiamano per queste occasioni si cancella qualsiasi cosa per esserci. Sono occasioni importanti che fanno stare anche bene a voi che le fate, no? E a noi, sì, che veniamo qui a vedervi, ad assistere a tutto ciò che è davvero bello ed importante. Dove andrai dopo stasera? Dopo stasera vado a comprare il libro di Paolo Bonolis, perché ho saputo che anche Paolo, quello è... Sì, sì, dicono che è molto bello. Me l'hanno detto, ho compagni di squadra che testimoniano che l'hanno già letto, e quindi... Se no lo possiamo chiedere direttamente a lui, perché c'è lui qui. Dove Paolino? Arriverà. Paolino. Arriverà. Paolino. Si sta facendo, insomma, quindi... Senti, veramente, ti ringrazio. Prossimo. Come no, all'anno prossimo. Noi saremo qui e tu vedi di esserci, eh? Scappa subito, come ti chiamano. Così, sembra brutto, facciamo le corna. No, volevo così, dire... Vedi di esserci. Arrivederci, no, ciao. No, perché lui è un grandissimo ballerino, apprezzato in tutto il mondo, quindi averlo qui è davvero un grande onore, per questo lo dicevo. Grazie. Grazie a te e grazie per tutto quello che fai. Ciao. Me lo fai un saluto per le telecamere di Bla Bla Bla, che ti adorano. Un saluto per le telecamere di Bla 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 Bla. Sembra bla, bla, la giuria bla di Ballando con le Stelle. No! È stato bellissimo stasera, tanta gente che ha risposto. Bellissimo, devo ringraziare Frosinone, è stata una serata meravigliosa, sì. Abbiamo unito la beneficenza con l'amicizia, perché con la Nazionale Cantanti siamo amici da anni, è una è sorta vero di derby. Io abito a Roma da 30 anni, vengo ogni tanto qua a Frosinone, sì, zone limitrofe, purtroppo ci sono cose che non vanno, ma come in tutta Italia. Vabbè, invece questa male, sera, certo, Frosinone mi ha regalato un sogno, ma tutti voi ci avete regalato un sogno, quindi bellissimo, veramente... Un paese, un posto straordinario, con gente straordinaria. È vero, verissimo, anche voi però ce l'avete regalato, eh? Ascolta, con Jimmy chiudiamo direttamente. Vai, alla grande allora. Aspetta, volevo solo dire, ricordiamo questa causa. Adotta un angelo. Adotta un angelo, e io devo ringraziare Paolo Bonolis. Grande, noi, Paolo, sì. Noi siamo legati al Bambin Gesù e non solo. Quindi sì. Paolo, un cuore d'oro. Ma non solo lui, guarda, siamo una compagine, la Nazionale Calcio TV, diciamo, si diverte ma lavora tanto per poter regalare qualche sorriso, quindi veramente bello, bellissimo, emozionante, quindi spero un altro anno di riessere qua e di riabbracciare tutta questa gente. E perché no? E anche noi saremo qui a riabbracciare loro e tutti voi. Jimmy, allora chiudiamo questa puntata di Bla 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 insieme, ti ringrazio ancora a nome di tutta la gente per tutto quello che fate veramente e tutto quello che state facendo in questi anni. Allora, cari amici di Bla Bla Bla, è stata una puntata davvero spumeggiante, la chiusura più bella non la potevo avere qui vicino a me con Jimmy Chione. Ci rivediamo alla prossima puntata. Ciao cari amici. Ciao ragazzi, Jimmy Chione, Bla Bla Bla. A voi studio, ciao. Ciao. Grazie a Paolo Bonolis che è sempre presente. Che devo dire più? Niente, hai parlato pure troppo.